Se il 2020 non ha ancora regalato grosse soddisfazioni in termini di videogiochi pubblicati, non si può dire altrettanto per quanto riguarda la nuova generazione di console. La next gen diventa una realtà sempre più concreta e piano piano Microsoft e Sony stanno preparando l'utenza al salto generazionale che avverrà negli ultimi mesi di quest'anno. In particolare la casa di Redmond sembra voler battere sul tempo la concorrenza e mentre scarseggiano novità riguardanti PS5, Series X è di nuovo al centro dell'attenzione. Dopo il reveal della macchina e The Game Awards 2019, Phil Spencer, capo della divisione Xbox, ha firmato un post dettagliato dove passa in rassegna le caratteristiche hardware della nuova console e anche alcune delle sue feature principali. E a proposito di questo, vorrei riflettere con voi sulla Smart Delivery, per me un vero e proprio punto di svolta dell'industria videoludica, ma prima sapete cosa fare. Smash like now e iscrivetevi al canale se siete nuovi, è un piccolo gesto, ma per me un aiuto fondamentale. Iniziamo! Sì, la potenza bruta di Series X non può non impressionare. Dati alla mano, Microsoft sembra aver confezionato una vera bestia in grado di segnare uno stacco netto con l'hardware corrente. Una tale capacità computazionale permetterà di raggiungere nuove vette e far diventare standard dell'industria tecnologie fino ad ora ancora acerbe. Parlo del supporto hardware nativo al ray tracing, la drastica diminuzione dei tempi di caricamento, ma anche l'utilizzo del 4K ad elevati FPS e perché no, l'introduzione dell'8K grazie all'HDMI 2.1. Questo però rientra nel processo evolutivo dell'industria e per quanto sensazionale è un passaggio quasi dovuto e scontato. Il divario generazionale ha da sempre rappresentato uno stacco netto in termini di potenza hardware e Series X si inserisce perfettamente in questa dinamica, arrivando a far sembrare un giocattolo per bambini anche la validissima Xbox One X. Il vero scarto però a mio avviso avverrà con la Smart Delivery, una feature che potrebbe rivoluzionare il mercato videoludico ed invertire un trend dominante negli ultimi 10 anni. Andiamo con ordine però, cos'è la Smart Delivery? Parafrasando Phil Spencer, con la Smart Delivery si intende la possibilità di comprare un gioco cross-gen e di utilizzarlo indistintamente sull'hardware di nostra scelta, sia questo una One o una Series X. Il titolo riconoscerà la macchina e si avvierà in una versione ottimizzata per quella specifica console. Microsoft si è impegnata a garantire la presenza della Smart Delivery su tutti i suoi titoli first party, quindi anche su veri system seller come Halo Infinite. Concretamente questo significa un grandissimo vantaggio per l'acquirente, che non sarà più costretta a comprare lo stesso gioco più volte per poterne usufruire su console diverse. Ad esempio, volete essere acquirenti di Halo al Day One, ma volete aspettare un po' di tempo prima di fare il grande passo ed affrontare una spesa importante come quella della Series X? Non c'è nessun problema. Potrete godere del nuovo capitolo delle battaglie di Master Chief su Xbox One X e più avanti rigiocarlo con calma in versione potenziata su Series X, quando vi sarete finalmente decisi a passare alla next gen. Lo Smart Delivery, se vogliamo, è l'unione di due discorsi portati avanti in parallelo fino ad ora. Da una parte abbiamo la retrocompatibilità totale, aspetto su cui Microsoft sta puntando tantissimo e su cui Sony presto dovrà esporsi. Dall'altro abbiamo le versioni enhanced pensate per gli hardware mid-gen, delle ottimizzazioni che permettevano di usufruire dell'hardware potenziato di One X e PS4 Pro rispetto alle controparti base. Adesso però la continuità di acquisto è garantita tra due generazioni differenti di console e non è poca cosa. Dovremmo renderci conto, ad esempio, che se tutta l'industria decidesse di abbracciare questa politica di Microsoft, potremmo decretare la morte delle versioni remastered che hanno invaso le librerie delle attuali console. Addio riproposizioni in HD, non avremo più bisogno di comprare un gioco una seconda volta perché bloccati dall'incompatibilità hardware. Starà ai singoli sviluppatori decidere se abbracciare o meno una tale politica, e se CD Projekt Red ha garantito la Smart Delivery per uno dei titoli più attesi degli ultimi anni, Cyberpunk 2077, è difficile prevedere come si muoveranno gli altri publisher e sviluppatori, molti dei quali hanno basato la loro fortuna sull'acquisto multiplo da parte degli utenti. Ce la vedete una Nintendo che rinuncia ai remastered da Wii U su Switch? O una Rockstar o una EA che pubblicano una sola versione GTA 6 o del prossimo FIFA?
Piccole realtà invece potrebbero decidere di sfruttare la Smart Delivery per approdare su Next Gen con titoli in commercio già da anni, che saranno sbloccati e ottimizzati su Series X, magari con il download di una semplice patch. Certo, da una parte abbiamo sicuramente un abbattimento dei costi e tempi di sviluppo, dall'altro però anche un netto calo dei profitti. Sarà interessante vedere come si evolverà la situazione e se le idee di Microsoft diventeranno una sorta di impronta per le produzioni future o rimarranno delle idee interessanti che non prenderanno piede all'interno dell'industria. Quello che è sicuro è che il team di Phil Spencer ha imparato dai suoi errori e questa volta con Series X Microsoft ha chiaro quali siano le esigenze del suo pubblico. Sono lontanissimi gli scivoloni del lancio della One, errori che hanno compromesso l'appeal della console per quasi tutto il suo ciclo vitale, ma anche rispetto alla concorrenza. L'Xbox sembra avere una marcia in più a livello di comunicazione. Sony per ora è ferma al reveal del logo della sua PS5 e per quanto abbia tra le mani un nome ben più altisonante, in grado di polarizzare l'attenzione su di sé con sforzo minimo, deve assolutamente iniziare a presentare qualcosa di concreto sul suo prossimo hardware, altrimenti potrebbe ritrovarsi in netto svantaggio nei primi e cruciali mesi di vita della console. Voi cosa ne pensate? La prospettiva della Smart Delivery è interessante o credete si rivelerà una feature non sfruttata a dovere? E Sony dovrebbe iniziare ad aver paura di Series X? Vi aspetto nei commenti. Io sono il Poro Michele, smashate sto like, ciao!